Presidente del CONI, professor Imbastaro, oggi una società ciclistica che festeggia i 40 anni di attività. È un grosso successo mantenere l'attività per 40 anni con le difficoltà che tutti conosciamo, è difficilissimo, quindi complimenti alla società che è riuscita a mantenere questa attività per un così lungo periodo per la crescita dei giovani, del ciclismo e dello sport in generale. Grazie veramente di cuore da parte di tutto il mondo sportivo abruzzese. Per quanto riguarda questa gara, la 24esima edizione della Pescara Castiglione, c'è questa novità che si sono consorziate per una nuova iniziativa. E ancora questa è un'iniziativa meritevolissima perché, nonostante, ripeto, i problemi economici che ci sono, voi siete riusciti a mettere insieme il ciclismo, è riuscito a mettere insieme tre manifestazioni per allievi, che è una categoria fondamentale per la crescita del ciclista, e quindi questo non posso che congratularmi con voi per quello che avete fatto. Sicuramente avrete un successo straordinario, già dai numeri che ho sentito ci sono più di 100 iscritti alla prima manifestazione, la Pescara Castiglione Messer Raimondo. È una manifestazione che si fa da 24 anni e questo è significativo anche del fatto che è difficile trovare manifestazioni che riescono a mantenersi per tutti questi anni. Questo ancora di più a dimostrazione dell'impegno e della serietà che voi riuscite a mettere come ciclismo nell'organizzazione e nella passione che dimostrate per portare avanti questo tipo di attività. Presidente, in questi momenti particolari oramai sono da diversi anni che si fatica ad andare avanti a livello economico. In Abruzzo lo sport come sta reagendo? Allora, nonostante tutto, qualche politico dice che lo sport comunque va avanti perché c'è una grande quantità di volontari che si dedicano allo sport. Però se a questi volontari non si dà un piccolo sostegno per poter portare avanti l'attività, anche i volontari si allontaneranno. Diciamo che in regione, nonostante tutto, si riesce a fare ancora una buona quantità di attività sportiva. Quelli che soffrono sono le società professionistiche o semiprofessionistiche, i cui bilanci sono abbastanza alti, però le società dilettantistiche, che ripeto si basano soprattutto sul volontariato, riescono a mandare avanti l'attività, anche perché purtroppo molte delle necessità degli atleti sono coperte anche dalle famiglie. Grazie a lei e buon lavoro allora. Grazie, grazie e soprattutto in bocca al lupo. Consigliere nazionale Ciancetta Camillo, 24esima edizione della Pescara Castiglione, 40 anni di attività di questa società. Ma sì, io mi ritrovo coinvolto, al di là del mio ruolo federale nel momento, mi ritrovo coinvolto perché sono un socio fondatore di questa associazione sportiva insieme ad altri amici e quindi non posso astenermi dall'essere presente e partecipare a tutti quelli che sono i preparativi di questa manifestazione. Siamo alla 24esima edizione, ormai siamo agli sgoccioli, speriamo che tutto vada per il meglio e insieme agli altri amici siamo ormai proiettati a cercare di celebrare possibilmente la 25esima edizione unitamente a 40 anni di attività della nostra società sportiva. Questa Pescara Castiglione fa parte del circuito Oscar Tutte Bici, quest'anno c'è una novità ulteriore? Sì, ecco, diciamo che è legata ad un trittico che avviene tutto nella provincia di Pescara, sono tre gare unite tra di loro con una classifica comune che andrà a premiare alla fine delle tre prove i migliori atleti e le migliori società. Una nuova iniziativa per cercare di tenere legate e promuovere sempre di più il ciclismo qui nella provincia di Pescara. Questa gara è nominata anche come classica d'Annunziana, una promozione del territorio? Sì, l'abbiamo denominata noi perché tutti i preparativi avvengono nella Pescara Vecchia e quindi davanti proprio alla casa di Gabriele D'Annunzio, quindi diciamo che questo slogan è nato un po' da solo perché è una classica che si fa in linea e che ormai ha 25 anni, quindi è una classica
parte da Pescara Vecchia davanti alla casa di D'Annunzio, la chiamiamo così, classica D'Annunziana.